Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla 22esima edizione di Tavola Rotonda con il Governo italiano, organizzata da Business International, divisione di Fiera Milano Media e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un'edizione, questa 22esima, rinnovata nella formula, focalizzata sui temi dell'attualità e incentrata sul rapporto 2012 realizzato da Business International attraverso la somministrazione di un questionario web che fotografa il punto di vista di imprenditori e top manager sulla situazione e sulle prospettive del nostro paese. Ed è proprio dalla Survey 2012 che partiremo questa giornata, grazie ad una sintesi che evidenzierà i punti chiave emersi e sarà affidata alla presentazione di Innocenzo Cipolletta, economista e presidente dell'Università di Trento. Peraltro nella documentazione che avete ricevuto troverete la versione completa del rapporto unitamente al programma dettagliato della giornata. A seguire un punto di vista molto interessante, quello del Fondo Monetario Internazionale, che è qui rappresentato oggi da Carlo Cottarelli, che è il direttore del Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo Monetario, che ringrazio, e che attraverso il suo intervento analizzerà i problemi dell'Eurozona, ma cercando anche di intravedere e di suggerire alcune possibili soluzioni a questi problemi. Successivamente entreremo nel vivo della giornata con tre tavole rotonde su quelli che sono i tre temi chiave che sono emersi dalla ricerca e che sono anche però dei temi di grandissima e di strettissima attualità. La prima di queste tavole rotonde affronterà il tema del connubio spesso difficile tra stabilità e crescita, verrà moderata da Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, e affronterà anche i temi legati anche al recente decreto Passera. Il secondo panel invece sarà incentrato sull'innovazione come driver della crescita economica. La moderazione sarà affidata al direttore dell'edizione italiana di Wired, Carlo Antonelli, che proprio nell'ultimo numero ha dedicato la copertina ai temi legati all'agenda digitale e alle smart communities. La terza ed ultima tavola rotonda nel pomeriggio affronterà i temi dell'occupazione, verrà moderata dal direttore di Sky TG24 Sara Varetto, e qui l'attualità diventa real time e quindi diciamo moderatore poteva essere più appropriato, perché come sapete proprio oggi la riforma Fornero è attesa alla Camera per l'iter approvativo. Noi ci auguriamo che nonostante i lavori parlamentari, il vice ministro Martone riesca, come ci ha promesso, a presenziare quantomeno per un saluto. Durante le tre tavole rotonde è stato quest'anno introdotto una novità, un momento di interazione rappresentato dallo show vote. A ognuno di voi è stato consegnato un telecomando e i moderatori delle tre tavole porranno una domanda alla platea in modo poi da influenzare anche e meglio indirizzare gli interventi dei relatori e dei panelist. Per finire, dopo le tre tavole rotonde, è previsto l'intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, a cui affideremo le conclusioni della giornata. A questo punto alcuni ringraziamenti. Ho già citato la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il patrocinio concesso all'iniziativa. Certamente i relatori, i panelist, tutti personaggi di spicco del mondo dell'impresa e delle istituzioni. Tutti gli ospiti, i nostri sponsor, i nostri media partner, tutti coloro che a vario livello hanno contribuito alla organizzazione e alla riuscita di questa iniziativa. Non mi resta quindi che invitare sul palco il professor Cipolletta e dopo di lui Antonio Polito, che introdurrà Carlo Cottarelli. Grazie ancora.
Buongiorno,